Ok, abbiamo aiutato una persona ad accogliere provviste. Ne prendiamo un po' anche noi. Più che altro le rubiamo. E ciao belli, benvenuti da Headvest. Ricordatevi il click che mi piace, mentre e iscrivervi. Per questo semplicemente un click, per me è un grandissimo segno di gratitudine. Allora, io questo gioco l'ho visto un po' da qualche canale YouTube, ma non ho mai visto un gameplay. E me lo sono trovato e ho pensato di provarlo. Scegli il tipo di avventura atomica. Apocalisse, raccolta, sopravvivenza. Ma che ne so? Ragazzi, non lo so. Provo sopravvivenza. Ah, posso scegliere la difficoltà? Proviamo Bomba Bazar. Credetemi se vi dico che non so che cosa bisogna fare. Giorno 1. Ma chi è sta gente? Ma c'è un'ascia qui, quella di Shining. E questo? Ah, bottiglia. Devo usare il quaderno? Almeno noi due siamo in salvo. I nostri scaffali sono pieni di barattoli, a me non sembra. L'acqua è malapena sufficiente per tutti. Queste persone? Sono morte? Cosa devo fare? Boh. Vado avanti. Non è il momento né il luogo migliore per fare i progetti per il futuro, mio Dio. Ah, giorno 2, ok. Forse traslocare non sarebbe una brutta idea. È sempre meglio quando tutto è tranquillo. Ok, stanno bene entrambi, c'è scritto. Devo nutrirle? Dolores vuole una tazza di caffè. Dolores mi sa che è questa qua rossa. Già mi sta sulle palle. Una bomba nucleare vuole il caffè. Ok, ci consigliano di dare a Mary Jane qualcosa da bere. E anche a Dolores. Ah, ok, quindi non consuma tutta l'acqua, ne consuma solamente un pochettino. Allora, vabbè, va bene. Ah, possiamo mandare Dolores a fare una spedizione. Oppure Mary Jane è prontissima per andare in cerca di provviste. Ok, dobbiamo scegliere chi? Tutti dicono che giocare sia il modo migliore per rilassarsi. Peccato che scegliere a cosa giocare è molto stressante, ma non è vero. Giorno 4. Abbiamo pensato che fare il gioco del silenzio fosse una buona idea. Vabbè, sapete benissimo come investire il tempo. Chi dovrebbe andare fuori? Dolores è quella che mi sta più sulle palle. Che cosa porta fuori? Boh, non so che cosa sia questa, ma credo l'ascia. Ok, siamo solo con la bimba. Dolores è salita in superficie, speriamo che torni sana e salva. Nessuno riesce a dormire, bisogna subito risolvere la cosa. Giorno 6. Sento un rumore di radiazioni. Molto fallout. Ah, questa è un'armonica. Ignorando coraggiosamente i nostri sintomi, abbiamo cercato di dormire almeno per un'ora o due. Niente da fare, ora siamo più stanchi di prima. Vaffa. Ci ricordiamo ancora il lago dove andavamo a fare le scampagnate. Sarebbe così bello ritornare. Non puoi. Non puoi. Credo di aver capito il gioco. È tipo un mezzo gestionale. Mi sembra parecchio interessante. Siamo soli o vorrà davvero qualcuno a salvarci? Mary Jane è affamata. E vuole da mangiare. Abbiamo deciso di dare un'occhiata veloce all'esterno per controllare se il negozio all'angolo fosse ancora in piedi. Stavamo per uscire quando abbiamo sentito un ringhio nell'oscurità e un paio di occhi feroci sono comparsi qualche passo più avanti. Avevamo pochi attimi per decidere cosa fare. E che cosa hai fatto? Scappato. Ma quando torna Dolores? Ah, continua. In altre circostanze avremmo probabilmente affrontato la bestia nell'oscurità. Ma per qualche motivo non ce la siamo sentita. Abbiamo urlato con la ferocia e terrore. Con ogni probabilità la creatura era più spaventata di noi ed è fuggita a gambe levate. Mary Jane oggi non ha dato problemi, o forse i problemi non hanno avuto il coraggio di darle noia. Non diamole da mangiare nulla. Se non ce laviamo ci viene la rogna, ma sul serio, c'è un odore insopportabile. Come mi lavo? Qua le pallottole e basta. Fine? Ah, sono crepato. Il mondo è finito, che importa lavarsi? Possiamo abituarci. Non sarà mica così difficile, un po' come il campeggio. Alla fine, no. No, beh, è proprio insopportabile. Cerchiamo di non vomitare. Macchie sospette coprono il resto della pagina. Abbiamo perso la speranza. Se Dolores fosse ancora viva, sarebbe già tornata. Ah, è morta. 9 giorni nel rifugio. Madonna, che tristezza. Siete morti! Dai, l'avevo capito. Boh, proviamo a farci un'altra partita. Cambiamo modalità. Proviamo raccolta. Devo raccogliere fisicamente? Ok, credo di sì. Come raccolgo? Oh, ma raccogli! Sì, devo raccogliere io, raga. Ah, non ho lo spazio? E che devo fare? Ah, devo portare giù qui. No, devo iniziare allora, aspetta. Ravvia. Aspetta, non avevo capito. Credo che raccogliendo. Oh! Sì, vabbè, sei un po' rintronato, ci metti 6 minuti a raccogliere la roba. Ok, Apocalisse, mi sa che è la modalità che dobbiamo fare. Tra l'altro c'era la pizza, come su Breaking Bad. Credo che sia un easter egg. Prendiamo. Ok. Veloce, veloce. Fucilazzo. Acqua. Corri, imbecille. Bimba ciotella. Credo che le armi siano molto comode.
ancora uno spazio. Bene, vabbè, poi chiaramente uno più si abitua, in realtà immagino e più gli venga facile raccogliere tutto perché conosce già gli spazi. Cosa ho preso il lucchetto? Ma cosa mi serve? La torcia chiaramente sarà uno, sì, infatti. Buttiamo. Non ho preso cibo, ragazzi. Non ho preso cibo. Sono veramente nella cacca. Mi sa che però siamo senza cibo. Prendo un botto d'acqua. Giorno 1. Siamo tutti salvi. Ah, c'erano già degli scaffali riforniti qua sotto. Ottimo, abbiamo preso una mappa. I nostri scaffali sono pieni di barattoli, non mi sembra. Mangeremo barattoli, dormiremo sui barattoli. E ci pareremo anche con barattoli. Abbiamo 3 zuppe, ok. No, andiamo avanti. Non sarebbe fantastico se potessimo uscire e andarcene? Sì, ma non potete. A questo è già cresciuta la barba. Mary Jane sta bene. Timmy non si è ancora aperto d'animo. Timmy credo che sia bimbo. Dolores sta bene. Sono tutti addio. Teddy non ha nulla di cui lamentarsi oggi. Nulla di grave, perlomeno. Vorrebbe uccidere qualcuno? Oh mio Dio. Il nostro quartiere è ancora altamente radioattivo. Però prepariamo qualcuno per la spedizione. E credo che manderemo la bimba. E Cicciottella mangerebbe troppo. Siamo rimasti senza foto, notizie, pensieri, felici. Il mondo è così crudele. Mary Jane ha sete. Timmy ha sete. Dolores ha sete. Ok, devono tutti bene, insomma. La madonna, consuma un botto di roba, però. Mandiamo la bimba. E fuori si porta... Lascia. Vediamo come va. Portami cibo. Sento qualcuno bussare. Timmy si sta comportando bene. Dolores è abbastanza calma. Ted sta bene. Che razza di suono è questo? Un cavallo al galoppo? Ci siamo precipitati alle porte dove a salutarci c'erano dei uomini che sembravano usciti direttamente da una fiera medievale. E quel rumore? Ah, uno batteva sulle pietre e il secondo saltellava come se fosse un cavallo. Ma che persone sono? Ah, possiamo dargli la mappa. Ma no, non gliela diamo. Abbiamo rifiutato, ma i visitatori si sono offesi. Sono ripartiti al galoppo brandendo le loro spade di legno urlando come... Ma sono pazzi. Giorno 6. Timmy vuole bere? Tutti devono bere. Ok. Bimba, torna con l'acqua che stiamo praticamente senza. Ah, possiamo giocare. Ok, meglio perché sennò diventiamo paranoici, c'era scritto. Divertirci un po' ci ha fatto dimenticare di che si trattava? Tibi vuole mangiare, tutti vogliono mangiare, porco due. E mangiate allora, dai. Il primo gioco consisteva nella scegliere quale gioco giocare, ma c'è uno solo. Questa attività ci ha impegnati per quasi tutta la giornata e non siamo ancora riusciti a deciderci. Bene, ma la bimba vuole tornare, se non torna. Abbiamo giocato ad nascondire la partita più lunga e durata circa 10 secondi. È solo perché è andata via la luce per qualche attimo. Stanno tutti bene? Possiamo accendere la radio per sentire notizie all'esterno? Lo facciamo? Ok, la bimba è crepata sicuramente, cioè... Il governo non è caduto, stanno venendo a salvarci, ottimo. Hanno tutti sete. Appena usciti, i due occhi animaleschi sono accesi nell'oscurità. Abbiamo sentito ringhiare in modo terrificante. Ok, possiamo usare il fucile. Sparagli, qualsiasi cosa sia, sparagli e mangialo. È tornato qualcosa... Oh, è tornata la bimba! Ci ha portato qualcosa? Ah, non ci ha portato niente. Si sono imbattuti in una chiesa. L'edificio c'è sempre piuttosto... Ah, ci ha dato una zuppa, ma no! Ma che schifo! È due di acqua, ok. Ottimo. Ah, però la regione è contaminata. Possiamo mandare qualcuno alla spedizione? Mandiamo la donna. Ok, il governo ha appena annunciato che ci saranno lanci aerei di casse piene di provviste nella nostra zona. Usiamo la maschera antigas, andiamo. Più due acqua, più due zuppe. Dolores deve mangiare, Timmy sta bene. Mary Jane deve mangiare. Facciamo uscire la donna. Fuori porta il fucile. Giorno 13. Abbiamo trovato degli strani funghi che crescevano su una delle pareti. Sono abbastanza grandi per farne un bel pranzetto. No, direi di no, di non farlo. Sono radioattivi sicuramente. Anche a costo di morire di fame ci sono cose che non mangeremo mai. I funghi cresciuti alle pareti, per esempio. Accendiamo la radio. Buone notizie. La ricaduta radioattiva è quasi terminata. Ok, ci sono dei sopravvissuti, più che altro vecchietti. Prendiamo delle provviste da loro. Ci ammazzano. Che è quella mano di sangue? Non credo sia un buon segno. Più 4 acqua però. Dovevamo farlo. Ora è meglio non discuterne più. Ma dai, abbiamo sentito un rumore prima di andare a dormire. Sospetto provenire dalla botola. C'è qualcuno che sta cercando di scassinare la botola. Usiamo il lucchetto. Ok, è tornata Dolores. Oddio, sta messa malissimo. Ho super fame. Ha portato pure il fucile. E ha portato una zuppa e acqua. E anche uno spray e delle carte. Andiamo da mangiare a Dolores, che la vedo deperita. Facciamo uscire Timmy. Oddio, ho sentito un colpo di fucile. Qualunque cosa fosse, ora è morta. Mary Jane non fa altro che chiedere acqua. Oddio. Ti devono bere, Mary Jane mangiare. Confido in te, Timmy. Giorno 19. Ok, il governo vuole che andiamo in un'area. Usciamo con la mappa.
Vediamo che succede. Ah no, dovevamo solo controllarla. Una rapida occhiata alla mappa è stata sufficiente per fornirci tutte le informazioni a cui avevamo bisogno. Abbiamo lasciato un messaggio nella bottiglia. È come se i ragni fossero convinti di avere gli stessi nostri diritti di evitare il rifugio. Usiamo lo spray. Ammazziamoli. Siamo tutti sporchissimi. Ah, hanno trovato durante le pulizie una zuppa. Ottimo, mentre scacciavano i ragni. Ted ha molta sede, Ted allo stremo. Tutti vogliono tutto, vabbè dai. Diamo tutto a tutti. C'è qualcosa incastrato nell'impianto. Controlliamo con la torcia. Ah, si è fracassato tutto. È tutto rotto, Ted. Ah, abbiamo puntato la torcia verso una colonia di insetti mutanti. Ci hanno morso prima di fuggire. La radio per rompere un po' il silenzio. Giorno 24. Bevono tutti quanti. Giorno 25. Forse è tornato Timmy. Oddio, si è messo malissimo. Cosa ha portato? 2 di acqua. Un lucchetto. Andiamo da mangiare da bere a Timmy. Facciamo uscire la bimba. Diamole il fucile. Giorno 27, non finisce più. Ok, abbiamo aiutato una persona a raccogliere provviste. Ne prendiamo un po' anche noi. Più che altro le rubiamo. Oh, ho sentito un colpo di fucile. Cosa è successo? Più 4 acqua, ottimo. Ma la zuppa non la porta nessuno. Oh, sta tremando tutto, le lattine volano ovunque. Un'altra bomba atomica o un terremoto? Ok, possiamo prendere qualcosa da salvare. Radio, buh. Ma si è rotto tutto. No, vabbè, dai, che sfiga. Eh sì. L'esercito ha fatto una richiesta di aiuto, andiamo a aiutarli. Ok, trovato la bimba. 2 zuppe, brava. Però ha perso il fucile. Sono idiota. Ah, possiamo far entrare un gatto. Dai, facciamolo entrare. Eccolo, grandissimo. Ragazzi, taglio finché non accade qualcosa. Ted sta malissimo, cosa c'ha? Ha un'infezione. No, vabbè, ragazzi. Anche Mary Jane è infetta. Il gatto ha una targhetta scritta sul collare. Andiamo in quel luogo. C'è una valigia fuori dal bunker. Apriamola. Mary Jane si è ferita. Ma come? Con la valigia? Fine. Chi sono questi? Oh, i banditi. Brutti infami. Sopravvissuto per 43 giorni. Ma dai, c'hanno ucciso i banditi. Ti è mai stato catturato? Ma no. Ma va. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete altri video. Avete mai giocato a questo gioco? Se sì, cosa ne pensate? Mi raccomando, iscrivetevi per altri contenuti. Io vi ringrazio per la views e noi ci becchiamo a un prossimo video. Ciao!